Vedete il PowerPoint? Sì, perfetto. Benissimo, ce l'abbiamo fatta arrivare a 45 comunque. Hai visto? Hai visto? Allora, innanzitutto, buongiorno e benvenuti a tutti. Benvenuti a questo webinar. E oggi il mio collega Paolo Bastianelli ci farà vedere come ottimizzare l'utilizzo di Fusion dentro reparti di produzione o che usano macchine a controllo numerico o dentro officine meccaniche. Come già accennava il mio collega Paolo, sarete tutti mutati, però avete la chat per poter fare domande. Eventualmente, se rimane del tempo, ne prenderemo qualcuna alla fine, altrimenti le risponderemo tutte via email quando vi manderemo la registrazione, del webinar. Ok, perfetto, quindi qualsiasi domanda mettetela per iscritto, in modo tale che, anche questo è un esempio, se io voglio fare una domanda, ma Mariano per esempio l'aveva già fatta, non c'è bisogno che la riscrivo perché tanto se arrivano le risposte per iscritto, vi arrivano le risposte a tutte le domande, non soltanto a quelle che avete fatto. Esattamente. Ok? Allora, cominciamo giusto una breve introduzione per farvi capire di che cosa parliamo oggi. Appunto, un'introduzione su di noi. Dopodiché andremo a definire che cosa intendiamo per dipartimento di produzione. Mi rendo conto che può essere una cosa abbastanza vaga, che intendi soltanto un'azienda con un dipartimento di produzione o anche l'officina meccanica. Andremo a vedere che cosa intendiamo. Le sfide attuali per quanto riguarda l'industria manifatturiera, per poi andare a vedere appunto prima cosa cos'è Fusion, per quelli magari meno familiari con il software, e poi dopo come appunto possiamo utilizzare Fusion 360 nei dipartimenti di produzione o nelle officine meccaniche, per appunto andare a vincere quelle sfide di cui abbiamo parlato in precedenza. E poi andremo a riassumere tutto molto brevemente alla fine. Una piccolissima introduzione su di noi, comincio io, e diciamo per training, come si dice su in Inghilterra, per università, sono ingegnere meccanico e aerospaziale, sono di base a Roma dopo aver fatto 6 anni in Regno Unito, a Birmingham. Come potete vedere, diciamo, dalla seconda riga, ero entrato a far parte di Delcam, un'azienda appunto basata a Birmingham, un'azienda principalmente appunto CAD/CAM, nel 2014. Poi dopo, quando Autodesk ha acquistato Delcam, siamo stati comunque assorbiti, diciamo, dall'azienda madre. Ho avuto esperienza in vari ruoli, in vari dipartimenti, ho cominciato appunto col programma di Delcam per neolaureati, sono entrato come appunto appena uscito dall'università, per poi diventare un Applications Engineer per il team di International Support, principalmente orientato a Fusion, scusate, a PowerMill e a Netfab. Ma di recente il mio focus è cambiato e diciamo ci siamo reindirizzati totalmente su Fusion 360 e faccio parte della Customer Engagement Organization come Technical Consultant. Quindi sono, diciamo, al 100% un tecnico e non ho personalmente nessun tipo di mansione commerciale. Per la parte commerciale ci sarei io. Sono commerciale per Fusion 360, sono basato a Barcellona. Sono entrato in Autodesk nel 2016 mentre facevano il cambio da licenze perpetue ad abbonamenti. Ho iniziato all'epoca per il mercato tedesco, Nord-Ovest, e pian piano, appena si è liberata la posizione per Fusion, sono sempre stato un appassionato. Sono stato uno dei primi portavoci in Europa di Fusion 360 e sono specializzato solo in Fusion 360. È la barca giusta su cui stare ultimamente, sicuramente il software più in crescita. Quindi. Ok, e allora cominciamo. Io parlerò principalmente, io lascerò un po' di spazio a Mariano, ma diciamo che principalmente coprirò io gli argomenti. Cercherò di andare comunque a un ritmo abbastanza blando, però per determinate aree dovrò correre magari se vedo che siamo un po' in ritardo. Allora, prima cosa, come ho detto, che cosa andiamo a vedere in questo webinar? Andiamo a lavorare, andiamo a ragionare su come Fusion 360 può essere utilizzato da programmatori CAM, ingegneri manifatturieri o operatori di macchine a controllo numerico per produrre parti migliori nel minor tempo possibile. In termini di che cosa andremo ad imparare, come ridurre i tempi di produzione tramite l'automazione, e sarò specifico dopo su cosa intendo per automazione. Come utilizzare al meglio le vostre macchine CNC a 3 e a 5 assi, soprattutto anche concentrandosi sui 5 assi, quindi su quanto costosa è una macchina a 5 assi e
quanto tendenzialmente complicata potrebbe essere da programmare, come migliorare l'accuratezza e la finitura superficiale dei vostri componenti lavorati tramite tastatura di ispezione, e come migliorare l'utilizzo dei file, dei dati in generale, per migliorare la collaborazione tra dipartimenti di design e di produzione, diciamo di progetto e di produzione. Prima cosa, come ho detto, vado a specificare cosa intendo per dipartimenti di produzione. Allora, immaginiamo questa come un, diciamo, un modello 3D di un'azienda, un'azienda esempio, ovviamente non rappresentativa di nessuna azienda reale. La parte in blu potrebbe essere occupata, diciamo, dagli uffici, quelli che possono essere gli uffici di progetto, di programmazione, anche gli uffici dei commerciali, gli uffici finanza, gli uffici degli avvocati o quello che sia. Al piano inferiore, magari in, appunto, nell'area in verde, vediamo l'area destinata all'imballaggio, magari un'area destinata per l'in e l'out delle merci, quindi cose che arrivano in azienda e cose, prodotti finiti che appunto escono dall'azienda, un'area di assemblaggio e controllo qualità. L'area del controllo qualità tende a essere quella più temuta, soprattutto dalle persone nell'area in rosso, che è appunto l'area del dipartimento di produzione, l'area dell'officina meccanica, l'area dove sono i macchinari, ok? Ed è questa l'area di nostro interesse per quanto riguarda appunto questo web. Adesso, tendenzialmente, la vostra azienda può o può non essere lì, nel senso, nel momento in cui state crescendo a dismisura, ma con il passare del tempo sarà naturale stabilire una divisione tra i vari dipartimenti. Piccolo inciso, Mariano, mi confermi che puoi vedere il video tranquillamente? Grazie. Per cui ogni dipartimento in un'azienda che andrà a crescere, non dico a dismisura, ma un'azienda comunque in crescita, ogni dipartimento avrà i suoi compiti, cioè il dipartimento di design, il dipartimento appunto di produzione, il dipartimento di controllo qualità. E come in tutti i dipartimenti, anche nel dipartimento di produzione, la scelta del software giusto può aiutarvi a sbloccare il reale potenziale sia del vostro team, sia dell'hardware che avete acquistato. Ma sappiamo che comunque ci sono delle sfide, degli ostacoli al momento, ma questo in generale nel mondo, nell'industria della manifattura. E elencherò 5 problematiche su cui torneremo comunque in seguito. La prima, la sfida continua del tenersi aggiornato sui cambi di progetto. Immaginiamo che io rimango nell'ambito Autodesk, immaginiamo che io sono un programmatore a CAM e lavoro con PowerMill, Mariano lavora invece sul CAD e lavora con Inventor. Risulterebbe comunque molto complicato per me capire quale effettivamente è la versione finale del progetto di Mariano. Un'altra sfida, per esempio, è il continuo bisogno di automazione per ridurre quelli che sono i tempi di consegna. Altra sfida l'utilizzo, diciamo, il cercare di massimizzare sempre di più l'utilizzo delle macchine a CNC, a controllo numerico. Le macchine a controllo numerico tendono a costare un bel po' di soldi, per cui una volta che quei soldi vengono spesi è sempre bene cercare di rientrare nell'investimento il più possibile. C'è la sfida del cercare di ottimizzare sempre di più la qualità, sia per mantenere alto, diciamo, il nome dell'azienda, sia per soddisfare i clienti. E tutto questo mentre c'è sempre più un problema reale di divario di competenze, soprattutto appunto in ambito manifatturiero. E guarderemo appunto a queste sfide, queste problematiche individualmente nelle prossime slide. La prima cosa, appunto, i cambi di progetto. I cambi di progetto possono essere costosi, perché comunque rischiano di ritardare la produzione in una maniera o nell'altra. E in generale, come vengono comunicati i cambi di produzione, sempre rimanendo nell'ambito magari Inventor più Power? Come vengono comunicati questi cambi? Cosa succede nel caso in cui non c'è comunicazione, in caso di mancata comunicazione? E soprattutto, quanto ci costa la mancata comunicazione di un cambio di progetto? Va rilavorato? Si può tornare indietro? Non si può tornare indietro? Può cambiare molto. In generale, i software, e in questo caso appunto Fusion 360, può aiutarci a semplificare il processo appunto di revisione dei progetti. Prima cosa, grazie all'associatività tra CAD e CAM, per fare in modo che
il team di produzione abbia sempre a disposizione l'ultima versione del progetto, come se fosse un'unica fonte di verità. E questo può essere ovviamente rinforzato da degli strumenti che permettano una comunicazione efficiente tra le parti in gioco. Per quanto riguarda la seconda problematica, come abbiamo parlato, l'automazione, prima cosa che voglio fare è spiegare cosa intendo per automazione, perché comunque per automazione si può parlare di linee di assemblaggio, catene di montaggio, robot, quello che sia. In questo caso ci concentreremo su come un software, appunto in questo caso Fusion 360, può aiutarci ad automatizzare i progetti, i processi di progetto e produzione. E per cui non andremo a ragionare sugli hardware in questo caso specifico, perché infatti è grazie all'automazione che si possono produrre componenti di qualità elevata e di soprattutto di qualità uniforme, nel senso che se devo fare 10 componenti identici, voglio che il componente 1 sia uguale al 2, che sia uguale al 3 e così via fino al 10, con la stessa qualità e con lo stesso livello di qualità di lavorazione. Per ridurre comunque al minimo le possibilità di errori umani o di sottosfruttamento, diciamo, dell'hardware a nostra disposizione, nel senso delle macchine in questo caso. Sempre legandoci appunto al discorso macchine, la prossima sfida che avevamo elencato è legata all'utilizzo delle macchine a controllo numerico, sia nei dipartimenti di produzione o nelle officine comunque. Sia per le macchine nuove o per le macchine magari che si è in piano di comprare o per le macchine già presenti in officina, è sempre fondamentale utilizzarle al massimo per massimizzare il ritorno sull'investimento di cui ho parlato prima. Una macchina può costare decine, centinaia di migliaia di euro, è sempre bene lavorare o comunque lavorarle al più possibile in modo da massimizzare il ritorno economico. E ci si può riuscire ovviamente in vari modi. Il primo potrebbe essere automatizzando il processo di allineamento e posizionamento del grezzo, di una parte in generale, per minimizzare il tempo cui la macchina è spenta o comunque non sta lavorando. Oppure utilizzando le capacità multiasse delle macchine per ridurre il numero di chiamiamoli setup necessari, minimizzando anche magari la lunghezza degli utensili, appunto lavorando a 5 assi, per migliorare la finitura superficiale e evitando collisioni o tallonamenti. O infine anche utilizzando gli strumenti di tastatura o ispezione per verificare che i prodotti siano up to standard, diciamo, della qualità necessaria prima, durante e post il processo produttivo. In generale, Fusion 360 può e sa produrre codice NC, codice controllo numerico appunto, sicuro e prevedibile per le vostre macchine, in modo tale da sbloccare il reale potenziale di ogni singola macchina utensile e quindi dell'officina in generale. La prossima sfida rimane legata alle due precedenti, in quanto la qualità del prodotto finito sarà ovviamente legata a come vengono sfruttate le macchine a nostra disposizione e se si utilizzano strumenti automatizzati o no. In generale la qualità avrà un effetto reale sui profitti finali dell'azienda, sia perché la rilavorazione di un componente costa tempo e denaro, sia perché un eventuale componente di qualità inferiore, diciamo di una qualità non all'altezza dell'aspettativa, avrà un effetto sulla reputazione di cui gode l'officina o comunque l'azienda. Quindi con il rischio che il cliente non tornerà a servirsi di noi in futuro. E per migliorare ovviamente la qualità delle parti in maniera costante, Fusion può aiutare sia con percorsi utensili di qualità superiore, per una migliore finitura superficiale, quindi una minimizzazione della rilavorazione o della lavorazione manuale, come può essere per esempio la lucidatura, sia utilizzando lavorazione a multi asse, con utensili appunto più corti, più rigidi, che diminuiscono le vibrazioni e migliorano le tempistiche, sia appunto con strumenti di allineamento e posizionamento grazie a ispezione e tastatura automatizzate. Ok? In qualsiasi momento, come ho detto, questo è un piccolo inciso, in qualsiasi momento avete domande, abbiamo la casella Q&A, diciamo, per domande e risposte. Non so se
Non so se c'è una casella specifica, ma c'era anche per alzare la mano eventualmente. Qualsiasi cosa scrivete e noi vi risponderemo. Proveremo alla fine, altrimenti risponderemo in seguito per iscritto. Tornando alle nostre sfide, alle nostre problematiche, l'ultima problematica che analizzeremo è appunto il divario di competenze. Questo spesso passa sotto traccia, ma la problematica in breve riguarda, diciamo, la differenza tra il numero di posizioni disponibili nel settore manifatturiero, cioè quanti operatori, quanti programmatori servono, e un'apparente mancanza di personale qualificato, nel senso sul mercato del lavoro. Cioè, spesso e volentieri in manifattura il personale qualificato, questo tende a essere vero in generale, ma direi anche secondo me ragion di più sul nostro mercato, quindi comunque nell'Europa centro-meridionale, l'Italia e il resto del Mediterraneo, il personale qualificato tende a essere un po' avanti con l'età e o vicino alla pensione. Per cui la conoscenza risulta difficile da tramandare in maniera tradizionale, nel senso a voce per iscritto, per tutta una serie di motivi, nel senso se ho un lavoratore eccellente, magari vicino alla pensione, che ha lavorato tutta la sua vita su una MASAC, magari, diciamo, o su MASAC in generale, passare magari, ok, c'è un nuovo ragazzo, un ragazzo più giovane che lavora su una DMG. Magari la conoscenza di una MASAC o su una MASAC è complicato da tramandare in maniera tradizionale, diciamo. Per cui è necessario utilizzare metodi più moderni, chiamiamoli così, per mantenere alto il livello di conoscenza del personale lavorante, comunque anche del personale più giovane. E Fusion 360 può aiutarci in questa maniera, sia a tramandare, sia ad acquisire tali conoscenze, catturandole, diciamo, e condividendole, in modo che le best practice, chiamiamole così, cioè il modo migliore di svolgere un compito, siano conosciute da tutti. Ad esempio, se io lavoro sempre l'alluminio, sempre con lo stesso, diciamo, set di utensili, è molto, molto, molto più comodo salvare diciamo, i dati di taglio, quindi la velocità di avanzamento o quello che sia, rispetto a doverli manualmente inserire ogni volta che si crea un percorso utensile. Questo col tempo farà sì che comunque anche lo staff meno competente, quello che è meno competente al momento, potrà affinare le proprie conoscenze. Per cui abbiamo visto in generale le problematiche. Adesso vediamo cos'è Fusion 360. La rendo molto breve e nella definizione più semplice, Fusion 360 è uno strumento basato sul cloud di progettazione, produzione, diciamo in generale manifattura e ingegneria, che combina strumenti di design industriale, ingegneria meccanica e in generale programmazione di macchine utensili in un unico software. In generale, Fusion tende a mettere insieme tecnologie che storicamente erano separate. Abbiamo costruito Fusion in questa maniera per differenziarsi dal mercato, dal resto del mercato, in tre modi netti. Prima cosa è una piattaforma totalmente integrata, nel senso che rende semplicissimo connettere tutte le fasi del processo di sviluppo del prodotto senza dover andare a interagire, a interfacciarsi con varie realtà diverse. Uno strumento totalmente collaborativo, nel senso che appunto si può andare a visualizzare file, dati da una, diciamo, da una quella che ho chiamato io prima, un'unica fonte di verità, collaborando in maniera semplicissima sia internamente che esternamente. E in più, questi dati e la tecnologia in generale sono facilmente accessibili, da qualsiasi tipo di dispositivo, e ad un'offerta e ad un prezzo, diciamo, un prezzo di ingresso nel mercato veramente, veramente basso. In generale, adesso andiamo a vedere come Fusion può essere utilizzato appunto nei dipartimenti di produzione. E per quanto riguarda le funzionalità di Fusion, lascio un secondo la parola a Mariano. Allora, come viene offerto Fusion 360 o qual è la nostra idea di Fusion 360? L'idea è di avere un pacchetto base che possa andare bene per l'80% dei clienti
andare ad ampliare le funzionalità con quelle che noi chiamiamo estensioni. Le estensioni solitamente sono tecnologie che abbiamo in casa Autodesk che appartengono a soluzioni di livello molto più alto. Per esempio, nell'estensione di lavorazione troviamo alcuni percorsi, alcune funzionalità che vengono dai prodotti Power 1000 Feature Cam. Ed è il nostro modo di ridurre l'investimento iniziale per il cliente e avere la possibilità di avere queste funzionalità anche solo ad hoc, se non ne dovesse aver bisogno sempre. E abbiamo, a parte quella di lavorazione che va a estendere i percorsi utensili che posso utilizzare, ne abbiamo una per il design generativo che mi dà studi illimitati. Magari per chi non fosse familiare col design generativo di Fusion 360 è un po' diverso da quello che fanno gli altri. Vi consiglio di andarvi a vedere qualcosa o magari faremo un webinar in un secondo momento. E poi abbiamo delle funzionalità che sono contenute in NetFab che sono nell'estensione additiva. Pensata soprattutto non per le stampanti a filo, che quelle già possono essere controllate nel pacchetto base di Fusion, ma più che altro per le stampanti che utilizzano materiali in polvere e soprattutto interessante per chi fa manifattura additiva di parti metalliche. Esatto, parti metalliche diciamo di alta qualità. Se è un hobby, tranquillamente le stampanti a filo possono essere, come hai detto giustamente tu, guidate diciamo dalla versione base. Perfetto. Per cui, come funzionerebbe diciamo un dipartimento di produzione? Facciamo uno scenario. Questo scenario poi dopo ce lo porteremo avanti per il resto del webinar. Abbiamo quattro programmatori barra operatori: Marta, Paolo, Laura e Mariano. Ognuno con la sua macchina. Adesso Marta ha un tornio a due assi, il resto del team ha frese a tre assi. E poi c'è Giacomo. Questo Giacomo siede negli uffici di programmazione, vi ricordate nell'esempio che ho fatto all'inizio, diciamo negli uffici, quelli in blu in alto, ma deve saper programmare per tutte e quattro le macchine. Ok? Riteniamo questo esempio a mente, ci torneremo e adesso andiamo a vedere qualche scenario in un dipartimento di produzione, un'officina ideale, diciamo, per capire come appunto Fusion può aiutarci. La prima cosa che guarderemo è il CAD/CAM associativo. Come ho detto in precedenza, Fusion è totalmente integrato, nel senso che gli strumenti di progetto, produzione, ispezione, simulazione, rendering, sono tutti integrati sulla stessa piattaforma. Un software, un'installazione, una curva di apprendimento. Questo porterà vi porterà senza alcun dubbio in macchina in maniera più veloce, perché comunque anche soltanto il tempo che si impiega a esportare un file in un certo formato, rimportarlo in un altro formato, andare a lavorare, magari andare a modificare il progetto perché qualche superficie non è stata effettivamente ben tradotta, eccetera. Tutto questo appunto tende a rallentare i processi. Inoltre, in generale, i cambi di progetto, come abbiamo detto prima, soprattutto quelli all'ultimo minuto, tendono a rallentare il tutto. In Fusion, in caso di cambi di progetto, i percorsi utensili che sono stati prodotti ovviamente in maniera associativa al CAD vengono automaticamente aggiornati in base alla versione più recente del progetto. Tutto questo anche se questi file fossero inizialmente arrivati diciamo, nativi di altri software, nel senso magari un cliente ci ha mandato un file in formato solido, in formato CATIA o quello che sia. Lo abbiamo importato in Fusion, l'abbiamo rimodellato in base alle ultime richieste, lo mandiamo in produzione, poi facciamo l'ultimo cambio, non c'è problema perché anche chi sta lavorando su un altro computer, in un'altra stanza o anche in un altro ufficio totalmente, su quel componente, se quel componente viene aggiornato, quella persona riceverà un messaggio che dice: il componente è stato aggiornato, vai e aggiorna automaticamente i percorsi utensili. In generale, in questo esempio possiamo vedere come anche elementi addizionali come staffaggi, fissaggi, superfici per coprire fori, estensioni superficiali possono essere facilmente aggiunte ai processi produttivi all'interno di Fusion grazie a quegli strumenti appunto di progettazione che sono semplici da utilizzare ma molto potenti allo stesso tempo. Per gli staffaggi i modelli possono essere sia creati da voi, dai vostri progetti, o anche importati da una vasta gamma di modelli che abbiamo esistenti e che vengono inclusi con l'installazione di Fusion. Se il progetto dovesse
cambiare magari a metà dell'opera, l'associatività di Fusion farà sì che sia gli staffaggi, sia gli allineamenti, sia i percorsi utensile vengano aggiornati automaticamente, riducendo qualsiasi rischio derivante appunto da tali cambiamenti e aumentando la produttività. L'associatività si estende, come già ho menzionato, anche al CAD di terze parti, grazie appunto a AnyCAD, si chiama AnyCAD, cioè vuol dire qualsiasi CAD in inglese, che permette appunto di lavorare con progetti esterni indipendentemente dal software con cui siano stati creati, rimuovendo qualsiasi bisogno di tradurre file o mantenere contatti con KDE o con SolidWorks, perché comunque il collegamento col file CAD originale viene comunque mantenuto. Per cui, indipendentemente dal fatto che lavorate da zero, che importiate dei file esterni, sarà Fusion poi appunto ad aiutarvi a collegare i dipartimenti di produzione e di produzione in maniera più efficiente, più fluida e senza nessun tipo di intoppi. Per cui, tornando al nostro esempio, diciamo che, visto il basso costo di ingresso, visto il numero di funzionalità, che non c'è bisogno di dire ok, a Giacomo do soltanto questo set di strumenti, mentre a Laura do soltanto questo set di strumenti, rispetto a Marta che è un tornio, rispetto a un altro che è una fresa, tutti possono avere accesso a Fusion 360, avere una propria licenza, visto il basso costo, appunto il basso investimento, e visto che le funzionalità di Fusion Base vanno a coprire, diciamo, il 90% di quello che loro, o tutti e cinque, potrebbero fare o dovrebbero fare. Andiamo adesso a, dopo aver parlato dei benefici del CAM associativo al CAD, andiamo un attimino a capire come possiamo approcciare parti più complesse, quindi parti che necessitano di maggior precisione, con la stessa sicurezza delle parti semplici. Per tenere in generale alti profitti c'è sempre bisogno di produrre parti accurate, di qualità alta, nel minor tempo possibile. Quello è, diciamo, il sommario. La rilavorazione, soprattutto a mano, e magari appunto la lucidatura, o la rilavorazione in macchina, o anche in generale dei risultati di scarsa qualità o delle scadenze saltate, possono danneggiare anche, come ho detto in precedenza, la reputazione della vostra azienda, che quindi porta il cliente a non servirsi più dei vostri, appunto, di voi, dei vostri servizi. Per questo Fusion mette a disposizione una vasta gamma di percorsi utensili avanzati per velocizzare la produzione e migliorare l'output finale, appunto proteggendo sia i vostri componenti sia la reputazione della vostra officina. Possiamo vedere, ad esempio, in questo video un esempio di percorsi utensili avanzato. E soprattutto per quanto riguarda la finitura, la complessità del componente tende ad avere un'importanza elevata se non si dispone degli strumenti necessari a produrlo in qualità elevata. Un esempio è appunto la strategia Stiff & Shallow, rivide superficiale, che in un solo percorso utensile combina strategie tradizionali e rileva automaticamente le pendenze e le inclinazioni delle varie superfici rispetto al piano XY, applicando la strategia più corretta ad ogni area del componente. Ci sono anche molte opzioni per controllare l'output, come vedete per esempio l'allineamento automatico dell'angolo, oppure un settaggio per la distanza di sovrapposizione per una transizione graduale tra diverse aree, e la possibilità di scegliere che strategia usare per le aree in bassa pendenza, ma soprattutto per le aree dove appunto possiamo andare ad ottimizzare i nostri passaggi, possiamo fare anche cose ulteriori come mantenerci a distanza dalle superfici ripide per evitare tallonamenti, o creare offset ammorbiditi, oppure, come avete visto nell'ultima clip, modificare i percorsi utensili senza andare a ricalcolarli, rendendo la vostra esperienza più semplice e migliore, in generale rendendo migliori i percorsi utensili. Per cui, tornando al nostro esempio, mettendo caso che è Mariano il nostro operatore responsabile per le parti più complesse, diciamo che queste possono essere lavorabili in tre assi, almeno al momento, ma strumenti come il rivide superficiale o strumenti di modifica del percorso utensile potrebbero aiutare Mariano moltissimo nell'essere più efficiente e produrre parti migliori più velocemente.
Per cui Mariano richiede al direttore di avere appunto la sua licenza, un upgrade, diciamo, l'averla migliorata per includere l'estensione di lavorazione. In generale potrebbe anche avere senso che anche Giacomo avesse l'estensione in quanto deve saper programmare per la macchina di Mariano. Tuttavia non ci sono extra da installare, gli strumenti addizionali semplicemente appaiono all'interno della solita interfaccia Fusion, niente di più. Vado inoltre, è importante specificare che se Giacomo produce una serie di percorsi utensili utilizzando gli strumenti dell'estensione di lavorazione e li manda, che so, a Laura, che non ha l'estensione di lavorazione, Laura ha comunque la possibilità di post-processare quei percorsi utensili e mandarli in macchina. Ovviamente non potrà modificarli non avendo accesso agli stessi strumenti avanzati. Abbiamo parlato di tre assi complessi, ma parliamo anche di 4 o 5 assi. E spesso e volentieri le parti complesse sono quelle con il valore economico più alto, quelle che portano più profitto all'azienda, ma sono quelle che spesso e volentieri contengono aree e dettagli che non sono lavorabili in tre assi o che sarebbero un incubo totale da lavorare in tre assi. C'è quindi bisogno di creare, spesso c'è bisogno di creare operazioni multiasse che siano efficienti e sicure, per utilizzare ovviamente sempre più appieno le nostre macchine utensili. In questo video vediamo per esempio un processo che inizia con l'analisi di accessibilità del componente per avere una visione d'insieme di come lavorare questa parte. Basterà un setup, ne servono altri, come la seziono. Questo ci aiuterà a rendere ovviamente più efficiente il tutto, il processo del produttivo, aiutandoci a scegliere l'orientamento, lo staffaggio, senza poi dopo dover andare a cambiare le cose in corso d'opera. Lavorare in multi assi, quindi in 3 più 1 o 3 più 2, può aiutarci a ridurre ad esempio i costi di staffaggio utilizzando un solo setup. Okay? Le direzioni di taglio e l'ordine delle operazioni possono essere scelte facilmente anche in caso in cui vogliamo produrre più parti allo stesso tempo. Parlando di 4 assi, in Fusion abbiamo strumenti sia per lavorazioni rotative su frese che su centri di tornitura fresatura, e sono strumenti che permettono di lavorare o in 3 più 1 o in 4 assi di simultanea, per parte a forma libera, con mille opzioni per controllare quali aree vengono lavorate, con che angolo, che lunghezza e che condizioni di taglio. Per le parti ancora più complesse ci sono strumenti per lavorare ovviamente in 5 assi in simultanea, come vedete, con utensili più corti e più rigidi per andare a migliorare la finitura superficiale, diminuendo vibrazione e quindi il bisogno di lucidare la parte. E un esempio di questo è sono gli strumenti in Fusion che permettono di inclinare l'utensile lavorando con il lato, ad esempio invece che con la punta dell'utensile, appunto per migliorare la fornitura e per utilizzare l'intera lunghezza dell'utensile. Abbiamo anche strumenti di elusione automatica delle collisioni, per cui possiamo programmare la nostra parte con un asse per utensile ben preciso, a poi dire ok, inclina in maniera automatica nel caso in cui trovi una collisione, sia con il gambo che con la pinza che con l'utensile in sé. E tutto ciò viene anche poi dopo ulteriormente migliorato dall'ammorbidimento automatico, lo chiamiamo, dei movimenti dell'asse dell'utensile, nel senso che evitiamo che la macchina faccia movimenti erratici cambiando direzione dell'asse. Tutto ciò, come ho detto in precedenza, quando andiamo poi dopo a simulare, anche perché abbiamo strumenti di simulazione, trasportazione e truce, lo renderanno il tutto un unico, all'interno dello stesso strumento, tutto il workflow può essere appunto coinvolto. Torniamo al nostro esempio e vediamo che se, per esempio, l'azienda ha a che fare con sempre più, con progetti, diciamo, sempre più complessi, a Mariano viene consegnata una nuova macchina, una assa a 5 assi invece della nostra vecchia assa a 3 assi, però visto che gli strumenti per lavorare al meglio in 5 assi sono già compresi nell'estensione, Mariano non ha bisogno di altro, già ha tutto ciò che gli serve. Anche nel caso in cui, ad esempio, andiamo ad aggiungere nuove macchine con nuovo personale qualificato, in questo caso Anna, a cui viene data una MASAC a 5 assi, molto dipenderà dall'utilizzo della macchina, nel senso che se gli viene data una macchina a 5 assi, difficilmente verrà chiesto al personale di lavorare soltanto in 3 assi. Per cui Anna potrebbe aver bisogno sia di Fusion 360, ovviamente, che dell'estensione di lavorazione.
Come possiamo migliorarli ulteriormente questi processi? Come abbiamo detto in precedenza, grazie all'automazione. Adesso, per garantire il successo di un'officina o di un dipartimento di produzione, ci sarà bisogno di produrre parti affidabili nel minor tempo possibile. Sempre come al solito, the bottom line, si dice in inglese, diciamo il sommario è sempre quello. Per cui strumenti automatizzati che ci portano a migliorare i nostri processi, a ridurre gli sprechi, a migliorare l'uniformità delle lavorazioni, saranno necessari a tenere alta la qualità dell'output finale. Questo video, ad esempio, mostra come automatizzare il processo di foratura in Fusion 360. Come ha detto Mariano in precedenza, questi sono strumenti inizialmente derivanti da altre tecnologie, Autodesk e FeatureCam in questo caso, quindi parliamo di tecnologie di livello elevatissimo. I profili dei fori vengono automaticamente rilevati e programmati, cosa che manualmente impiegherebbe, non so, 10-15 volte il tempo, lo stesso tempo. In questa maniera il risultato, in termini di percorsi utensili output, sarà indipendente totalmente dal programmatore, migliorando ovviamente l'uniformità del prodotto lavorato. E altri strumenti, come abbiamo detto già in precedenza, invece come il ripide in bassa, ripide superficiale, ci permettono di automatizzare la programmazione di superfici complesse e a forma libera, rilevando automaticamente le pendenze, applicando la strategia ideale. Associando questo, come ho detto in precedenza, all'illusione automatica delle collisioni, abbiamo tutti gli strumenti necessari a fare in modo che le vostre macchine a 5 assi vengano sfruttate al meglio, senza, comunque, riducendo al minimo la possibilità dell'errore umano. La conoscenza, diciamo, chiamiamola la conoscenza, può essere anche salvata, in questo caso come un template, rendendo più semplice la condivisione delle informazioni sia all'interno dell'officina stessa, sia tra membri più e meno esperti a produrre parti sempre di ottima qualità in maniera rapida e omogenea. Come abbiamo detto anche in precedenza, se anche il vostro dipartimento di progettazione usa Fusion, sarà sempre più semplice comunicare eventuali cambi di progetto all'ultimo minuto, permettendo, come abbiamo detto come al solito, di aggiornare automaticamente i percorsi utensili ed azzerare eventuali costi di rilavorazione. Ricordiamo che per rilavorazione intendo sia magari la lucidatura a fine processo, sia il fatto che a metà magari abbiamo 40 percorsi utensili, stiamo al 22, e ci rendiamo conto che il progetto non è più aggiornato, c'è stata una modifica magari e che non ce ne siamo resi conto. Tornando alla nostra officina, diciamo che Paolo ha dei progetti che necessiterebbero di alcuni strumenti di automazione. Per cui Giacomo, che già ha lavorato con componenti simili, magari che ne so, appunto parliamo di riconoscimento fori, può mandare i suoi progetti a Paolo senza problemi, che poi può postarli o può processarli. Paolo in teoria non ha bisogno dell'estensione di lavorazione. Tuttavia Paolo magari vede il progetto di Giacomo, nel caso in cui volesse apportare delle modifiche, magari perché preferisce lavorare su componenti programmati da lui stesso, o vede qualcosa che potrebbe migliorare il processo ancora di più, può richiedere di avere accesso all'estensione di lavorazione anche soltanto per la durata del progetto. L'estensione può essere, diciamo, come un interruttore, accesa e spenta abbastanza a piacimento, cioè un accesso giornaliero, settimanale o mensile, se non sbaglio al momento. Quindi comunque abbastanza flessibile, forse quello settimanale è la prova. Però in generale per la durata del progetto si può accendere, diciamo, l'accesso agli strumenti e una volta consegnati i componenti ai clienti, Paolo può tranquillamente non rinnovare l'accesso all'estensione e tornare a lavorare con la versione base di Fusion, con eventuali progetti più complessi mandatigli da Giacomo o da Anna o da Mariano. Abbiamo comunque parlato di automazione e in generale l'automazione può essere, ogni area di interesse in cui c'è un processo manuale può essere un'area migliorabile tramite l'automazione. E un esempio è l'allineamento / posizionamento manuali, migliorabili appunto tramite strumenti che sono automatizzati. Per esempio, quando andiamo a posizionare il grezzo sulla macchina, sul letto macchina, dobbiamo dire al controllo numerico dove si trova il suo zero rispetto allo zero della parte. Un processo del genere tende a costare sia tempo sia denaro e rischia di non essere comunque preciso, di non essere accurato, portando o a sottoutilizzare la macchina o a non essere precisi come si dovrebbe.
Oppure immaginiamo di aver finito una lavorazione, togliamo la parte dal letto macchine, la portiamo al controllo qualità, e il controllo qualità ci dice: guarda, non va bene, c'è un problema, o hai sovralavorato o hai sottolavorato, per cui ci sono due opportunità: se ho sottolavorato posso riportare la parte in macchina, riallineare e provare a rilavorarla, oppure se ho sovralavorato non c'è niente da fare, la devo mettere nel secchio e ricominciare da zero. Per superare questo tipo di problemi, questi ostacoli, si può utilizzare una sonda montata direttamente sul mandrino per processi di allineamento automatizzato o comunque di verifica all'interno del processo. In questo video vedremo il lungo e complicato processo di allineamento di un componente di forma strana in macchina, diciamo, un processo che rallenta la produttività sia della macchina che dell'operatore, riducendo il profitto e quindi ovviamente il ritorno dell'investimento. E per questo abbiamo all'interno di Fusion soluzioni per posizionamento della tastatura pre, in e post processo, diciamo, per monitorare in tutti gli stati della produzione la qualità. E in generale le sequenze di allineamento e misurazione sono create offline, sempre sulla stessa interfaccia, incluse l'abilità di ispezione per superfici prismatiche, geometriche o per forme libere. Per l'allineamento la sequenza di misurazione è post-processata come codice NC che si manda in macchina. Una volta fatto questo, i risultati vengono letti da Fusion, che in maniera automatica mi va a creare l'allineamento ideale per il componente. Rimandiamo. Ok. E questo risulta ovviamente particolarmente utile per quei componenti di forma strana, diciamo, magari parti che sono arrivate dopo fusione o per parti non prismatiche, come quella che appunto vediamo sullo schermo. E ovviamente c'è da dire che utilizziamo poi dopo la stessa tecnologia, quindi codice NC sul software e poi dopo, sulla macchina e poi dopo torna sul software, anche per il controllo a fine lavorazione, senza togliere mai il componente dal letto macchina, per appunto minimizzare i costi sia in tempo sia di denaro, di eventuali rilavorazioni, migliorando la produttività, ripeto, sia della macchina sia dell'operatore. Adesso l'ultima area che andiamo ad analizzare è l'area diciamo della collaborazione basata sul cloud. Una frase soltanto: in generale un ambiente collaborativo tende a permettere una comunicazione, una collaborazione più veloce tra progettisti, programmatori e operatori di macchine a controllo numerico. Diciamo, quei tre sono i protagonisti principali del nostro scenario. In generale, il dipartimento di produzione è solo una parte, magari, di un'azienda più grande, per cui la comunicazione e la collaborazione sono chiave. Fortunatamente Fusion è progettato per supportare ogni tipo di workflow in maniera flessibile e dinamica, grazie appunto al cloud. Perché appena il progetto è ultimato, il team di produzione può mettersi subito al lavoro con la certezza che qualsiasi cambio di progetto verrà automaticamente comunicato dal software stesso. E anche percorsi utensili, staffaggi, utensili, post-processori, codice NC, fogli di lavoro, disegni, sono tutti archiviati sul cloud e sono facilmente accessibili da qualsiasi membro del team. I file sono accessibili da qualsiasi dispositivo connesso a internet e sono facilmente condivisibili sia internamente che esternamente, ovviamente tramite link, e ovviamente questi link sono facili da proteggere, diciamo, tramite password e altre opzioni per un grado di sicurezza aggiuntivo. Questo livello di collaborazione, sia appunto esternamente che internamente, permette di affrontare qualsiasi tipo di imprevisto in maniera rapida e efficiente, evitando qualsiasi tipo di ritardo che poi dopo tende a costare dei soldi. Questo porterà inevitabilmente a un miglioramento del livello del servizio che fornirete ai vostri clienti, aumentando la possibilità che tornino a servirsi della vostra officina o in generale del dipartimento di produzione della vostra azienda. È tutto basato su una collaborazione, in inglese seamless, senza soluzioni di continuità, senza problematiche, senza buchi, senza questioni in cui sarà questa l'ultima versione del progetto, sarà questa l'ultima versione della libreria utensili, abbiamo ancora questo utensile,
questo post-processore, dove trovo il disegno e così via. Potrei continuare veramente all'infinito. E infine, l'ultima volta, diciamo che torniamo sul nostro esempio, che cosa lega tutti i membri del nostro, della nostra officina, del nostro dipartimento produttivo? Diciamo, per renderla semplice, i file, i dati, tutto quello che è condiviso e condivisibile facilmente all'interno del Fusion Team. Questo significa che indipendentemente dal tipo di licenza, quindi base, estensione di lavorazione, estensione additiva, qualsiasi cosa, tutti i membri del team avranno accesso agli stessi dati basati e archiviati sul cloud. Questo permetterà a tutti di collaborare in maniera più efficace, a tutti di condividere dati come libri di utensili, progetti CAD, progetti di impianti di staffaggio, come ho detto prima, post-processori, fogli di lavoro, disegni e così via. Tutto, diciamo, alla base di questa infrastruttura c'è un Fusion Team che permette appunto a tutti, da qualsiasi dispositivo connesso a internet, permette a tutti di visualizzare e nel caso scaricare, nel caso permesso scaricare, i dati e i file che servono a lavorare in maniera efficiente, rapida e senza andare, poi dopo come ho detto mille volte, a dover rilavorare eventuali componenti. Ok? Per cui andiamo a riassumere brevemente quello che abbiamo visto. Abbiamo visto le cinque problematiche, le cinque sfide nel mondo della manifattura, il bisogno di tenersi aggiornati con eventuali cambi di progetto, il crescente bisogno di automazione per ridurre i tempi di consegna, il bisogno di massimizzare l'utilizzo delle macchine a controllo numerico per aumentare la produttività e quindi per aumentare il profitto, il bisogno di ottimizzare la qualità dei vostri componenti lavorati il più possibile, tutto questo sempre tenendo a mente quel divario di competenze di cui abbiamo parlato in precedenza. Per cui, ovviamente, c'è più della manifattura all'interno di Fusion, in questo caso ci siamo concentrati sulla manifattura, ma il nostro obiettivo come gruppo Fusion, come famiglia Fusion, diciamo, è quella di mettere insieme tecnologie che storicamente sono state separate, il CAD, il CAM, l'ispezione, il rendering, la simulazione termica, la simulazione meccanica, tutto all'interno di un'unica piattaforma, di un'unica interfaccia con un'unica curva di apprendimento. Stiamo investendo come Autodesk molto, sia in termini di tempo che in termini di risorse economiche e personale, sull'automazione, mezzi di automazione che chiamiamo intelligenti. E abbiamo appunto pensato a Fusion 360 non soltanto come un prodotto, ma come una soluzione appunto parte di un problema che parte da come progetto questo componente, mi è arrivato un disegno, mi è arrivato già un modello CAD, che cosa mi è arrivato, al momento in cui quello stesso componente esce dal dipartimento di controllo qualità con il pollicione o con il tick verde che dice ok, possiamo andare dal cliente. Per cui in generale, se volete saperne di più, abbiamo una pagina dedicata ai dipartimenti di produzione, ai reparti di produzione, alle officine meccaniche, diciamo, che è autodesk.it/campaigns/fusion-360. /reparti-d-produzione. Però se cercate su Google Fusion 360 reparti di produzione, vi prometto che esce. E lì vi sarà, diciamo, possibile capire ancora di più come Autodesk può aiutarvi a massimizzare il tempo di funzionamento delle vostre macchine, ovviamente con un unico obiettivo in mente, che è quello di produrre le parti migliori nel minor tempo possibile. Lascio la parola a Mariano. Detto questo, se volete saperne di più, comunque, o volete parlarne, magari non siete sicuri che le vostre macchine supportino questo tipo di strategie o di percorsi utensili, vi invitiamo a contattarci e a parlarne. Abbiamo l'email fusion360 demo
chiocciolautodesk.com oppure il nostro numero di telefono di Fusion 360 che è lo 02 12 41 20 56 0. Ok, quindi qualsiasi cosa, nel senso sia per una magari per una demo, una conversazione uno a uno, nel senso senza. Visto che abbiamo 5 minuti, vogliamo prendere un paio delle domande? Sì. Allora, alcune le dovrai rispondere tu, altre vedo rispondere l'ultima, vedo costo pacchetto base, quello probabilmente quello è facile, sono più adeguato. 415 euro all'anno in forma di abbonamento per utente. E avevamo un'altra domanda che io non so rispondere, magari mi puoi aiutare tu. Si intanto rispondo programmare... al volo a una, funziona anche per Fanuc, sì. Sì. Senso... Si possono programmare frese paraboliche con percorsi a 5 assi? Frese paraboliche, quindi parliamo dei barrel tools, e non al momento, è una cosa che mi è abbastanza a cuore. Diciamo. Ci sarebbero i form tool, no? Però non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, il barrel tool tende, allora diciamo che c'è un, questo è una cosa molto, lo dico sempre, c'è un hype, c'è un diciamo una moda, un trend. Una moda, però un trend, diciamo che tante, varie aziende, diciamo, competitor a noi, stanno spingendo molto sui barrel tools. I barrel tools sono belli da usare, funzionano molto bene, al momento no, ma posso dire, non so chi era, da un anno e mezzo che io personalmente lo richiedo abbastanza a gran voce. Tendenzialmente quando cose del genere, quando richieste del genere vengono non solo da noi interni, ma da qualche esterno, tendono a essere guardate in maniera più... con un occhio diverso, quindi aggiungerò un commento dicendo che qualcuno me l'ha richiesto durante un webinar. Ok. Poi la prossima domanda, perché Fusion, perché Inventor? E dove stanno i punti a favore di uno o dell'altro? Questa forse è più tu, che sei sì, Inventor. Sì, principalmente facciamo la distinzione tra impianti di produzione, grossi macchinari, probabilmente meglio Inventor, perché ha tutta una serie di strumenti che automatizzano la creazione di movimentazioni a catena, tutte quelle cose che sono specifiche a chi fa costruzione macchine e impianti, mentre vediamo Fusion più per chi fa disegno del prodotto e produzione, quindi fresatura, tornitura, piuttosto che Fusion offre anche dei strumenti di progettazione elettronica, quindi direi apparati e prodotti Fusion 360, impianti e macchinari Inventor. Ok, ne vedo un'altra io al volo, rispondo, si può modificare i vari processori? Sì, sicuramente, sono tutti gratuiti e questa cosa non l'ho menzionata, quindi grazie della domanda. Tutti gratuiti, tutti che vengono con l'installazione e tutti totalmente customizzabili, sia in maniera semplice, nel senso che c'è un piccolo dialoghino che ti dice magari le cose più classiche da modificare, sia se sei magari un... Io non sono uno smanettone, quindi non ho idea. Però se riesci, se sai o hai le competenze per farlo, puoi tranquillamente andare in Visual Basic o qualsiasi altro strumento e modificare il post-processo. Perfetto. Chiedono qua, abbiamo in casa una licenza PowerMill Premium. Quale Fusion è incluso? Allora, bella domanda. Con Premium, forse anche l'estensione, sai? Non sono però sicuro. Vado a controllare. Quella domanda che viene sempre... e mi confondo sempre tra premium e standard. Vado a controllare... Nella standard sono sicuro che non c'è. Se mi dai un secondo controllo live, perché dovrei avere abbastanza a portata di mano il file. Potrei non averlo e quindi vi rispondiamo per iscritto a una cosa del genere. Vuoi che prendo la prossima intanto? Vai. Chiedeva Alberto, utilizzo molto Fusion in ambiente design e manufacturing. Ho notato importanti rallentamenti quando disegno particolari meccanici piuttosto voluminosi. Domanda, il software sfrutta processori multicore e multithread o piuttosto con core singoli? Che importanza ha realmente la scheda video? Allora, fondamentalmente le cose che appesantiscono Fusion sono gli schizzi e gli errori nella timeline. Quelle sono le due cose fondamentali che porteranno sempre a rallentamenti. Un terzo punto può essere una connessione instabile, perché praticamente quando perde la connessione salva tutto in locale, appena la connessione risincronizza. Questi sono un po'
i tre manchi, diciamo, dove potrebbe portare a rallentamenti. Sfrutta comunque il multicore e multithread, soprattutto nel calcolo dei percorsi utensili. La scheda grafica in realtà influisce solo sulla velocità del rendering, mentre è molto molto importante avere tanta RAM, soprattutto se si vanno a aprire modelli un po' più complessi. Allora, tornando alla questione di prima, ammesso e non concesso che stiamo parlando di un abbonamento, nel senso quindi non di una licenza storica di Power Premium è diventato Fusion 360 con Power Mill Ultimate. Quindi vuol dire che la nuova Power Mill Premium sarà il top di Power Mill, più Fusion, Fusion Team e l'estensione di lavorazione. Quindi praticamente il meglio di entrambi i mondi. C'era un'altra domanda al volo che avevo letto: lavorando in cloud è necessaria una buona connessione per poter lavorare? Non necessariamente, nel senso che puoi lavorare offline, ovviamente per andare a scaricare o a caricare cose sul cloud c'è bisogno di una connessione, ma nel senso, per scaricare 50 megabyte, 60, 70 megabyte non serve necessariamente la fibra a 1000 mega, ecco. Poi c'era la domanda sulle licenze flottanti. Non abbiamo licenze flottanti per Fusion, le licenze Fusion sono tutti utente singolo. Ciò non mi vieta di togliere la licenza a un utente e dargliela a un'altra, ma devo essere io attivamente ad assegnare le licenze, non stanno in un pool dove chi prima arriva meglio alloggia. Allora, c'è un'altra. Perché Fusion? Perché PowerMill? Allora, questa è più per me. Dipende dal lavoro che fai. Giorgio, mi sembra. Allora, se lavori su cose di una complessità estrema, diciamo, al momento e hai bisogno degli strumenti di PowerMill, lavori nel campo aeronautico, lavori sui motori, sulle pale magari. Allora, PowerMill ha degli strumenti dedicati. Lavori nel campo dei blocchi motore, PowerMill ha degli strumenti dedicati. Ti serve di modificare realmente al millimetro l'asse dell'utensile, al momento PowerMill è la soluzione più dedicata. Quello che posso dirti è che gli strumenti di CAM, soprattutto in Fusion, vengono principalmente sviluppati in parallelo a PowerMill e a FutureCam, per cui sicuramente ci sarà un momento in cui Fusion arriverà a essere praticamente sulla stessa linea di PowerMill, anche per progetti di quel tipo più complicati. Perfetto, chiedevano Fusion è incluso nella collection di Inventor? Sì, è incluso. Quella non la sapevo io. E la messa in tavola in Fusion ha meno possibilità di Inventor? Sì, lo sappiamo. Abbiamo portato un paio di aggiornamenti negli ultimi due aggiornamenti di Fusion 360. Sulle messe in tavola, comunque sappiamo che è uno degli ambienti più lacunosi e ci stiamo investendo tanto. Sì, molto esatto, come ha detto Mariano, una cosa che ogni mese viene rimpolpata, diciamo, e rinforzata. Abbiamo risposto a tutti? Ho PowerMill, PowerShape e FeatureCam, ha senso mettersi a imparare Fusion? Per Ha sempre senso imparare qualcosa di nuovo, no? arricchimento personale direi sì. No, per arricchimento personale sì, dipende. Allora, sul CAD ti rispondo individualmente. Se ce l'hai tutte e tre, li sa usare tutte e tre, prima cosa complimenti. Tre software del CAM, quindi ovviamente li conosco. PowerShape è più CAD per CAM rispetto a CAD, cioè Fusion, gli strumenti CAD reali di Fusion sono tanto più potenti di quelli di PowerShape. Per il CAM, come ho detto, se ti piace, se lavori su parti eccessivamente prismatiche è tutto molto feature-based, quindi fuori task e cose, FeatureCAM ovviamente è fatto apposta. Se lavori su parti, come dicevo prima, super complesse PowerMill, per tutto il resto Fusion fa un lavoro eccelso. Perfetto, chiedevano se hanno bisogno di un PDM con Fusion. Diciamo in teoria no, la versione di base Fusion già viene con Fusion Team che ha una gestione delle versioni, non ha ancora tutta la parte di revisioni e come si dice, processi di approvazione che però
stiamo cercando di implementare un PDM apposita per Fusion che arriverà nel corso dell'anno. Probabilmente sarà anche quella un'estensione, un pacchetto aggiuntivo per Fusion e sarà un po' più dedicata a chi ha bisogno di PDM e a confrontarsi con diversi CAD, magari in azienda o con diversi formati. E magari se avete già un'idea di quello che faceva il Fusion Lifecycle, sarà una parte di Fusion Lifecycle e una parte di quello che, è il volto. E nel Q&A ci stanno un paio di domande. Quanto costa l'estensione lavorativa? Vai tu, Mariano, lo chiedo. L'estensione della lavorazione costa 25 euro per un giorno, 200 euro per un mese e 1.600 euro per un anno. Lavorando in cloud ci siamo una condizione, abbiamo risposto. Posso attivare l'estensione lavorativa nella versione hobby di Fusion? Non No, credo. Esatto, infatti, perché corretto. sono funzionalità che vediamo esclusivamente per clienti commerciali. Anche diciamo ha ragione, come dire, nel senso, un hobbista difficilmente ha bisogno di un 5S in simultanea con l'elusione automatica delle collisioni. O comunque, se O ne ha comunque se bisogno, ne ha bisogno. difficilmente è Se... un hobbista. Esatto. Power in PowerShell, a questo abbiamo risposto. Per ciò che riguarda la parte CAM, se creo uno schizzo, devo ricalcolare tutte le lavorazioni? Dipende. Dipende dal tipo di geometria che appunto quello schizzo No, di va a solito no. Se lo schizzo toccare. non influenza la Esatto, geometria, no. esatto. Se lo schizzo non influenza la geometria, no. Ovviamente, se con quello schizzo vado a fare un Questo, foro, esatto. quel foro lo dovrò riprogrammare e ovviamente dovrò ricalcolare, tutti i percorsi che passano sopra quel foro. Vengo da una vecchia versione di Fisher Cam, con il Cam di Fisher mi sento molto limitato, è una mia impressione? Ah, devo dirti, Dipende. forse sì, forse è una tua impressione, nel senso senza, ovviamente senza offesa. Feature Cam comunque ha un... Allora, dipende sempre da che macchina utilizziamo. Se parliamo che tu hai una, non so, centro tornitura fresatura, o magari utilizzi, fai Swiss machining, quindi hai main spindle, hai sub spindle, hai live tooling. Allora sì, feature cam è ovviamente molto più indicato. Ripeto, per l'80-90% delle lavorazioni che potessi fare con feature cam, Fusion dovrebbe farle senza problematiche di sorta. E i crediti Cosa sono i cloud? crediti cloud? No, Allora, non ne avevo parlato, Marco, quindi anzi, grazie del prompt. i crediti cloud fondamentalmente sono una nostra valuta, che vi permettono di prendere funzionalità che stanno in cloud e prenderle man mano che vi servono. Che ne so, sulla parte dei rendering sono un credito per megapixel, più o meno un credito corrisponde a 1 euro. Per esempio, per avere l'estensione di lavorazione per un giorno vanno spesi i crediti, non la posso comprare con cash e costa 25 crediti. Crediti ve ne vengono 100 inclusi nella versione base di Fusion e si possono comprare man mano che uno li consuma. Esiste anche una versione di Fusion un po' più cara che include già 1.500 crediti, se uno, per esempio, prevedesse di farne un uso frequente. L'ispezione funziona su FANUC, va preparato il post processore a seconda della sonda utilizzata. Sì, ovviamente il post va modificato, non tanto per la sonda quanto perché Per la comunque, macchina. esatto, va abilitato il ciclo di ispezione. Dove visualizzare i dati? Una volta che tu hai fatto l'ispezione in macchina, diciamo c'è un feedback tra macchina e computer, semplicemente rimporti i dati tramite nella stessa maniera in cui avevi poi dopo mandato il codice NC in macchina e li visualizzi sul software in sé. Perfetto. Pigliamo le ultime due. Ci abbiamo le ultime due e poi dopo basta, sì, anche perché Signor sennò. Recchi chiedeva l'esportazione in DVG della TAO non produce file 2D. Questo mi è già stato detto da un altro cliente, ma non siamo riusciti a riprodurre il problema. Potrebbe eventualmente dipendere dal programma di destinazione in cui poi vanno aperti quei DVG. E è un problema che io ho già menzionato al nostro team di sviluppatori. Stanno cercando di venirne a capo se è un problema solo del programma di destinazione su cui poi si va a aprire o se è proprio un problema interno di Fusion durante l'esportazione. Signor Saulo chiedeva, è facile parametrizzare le geometrie di Fusion? Sì,
abbiamo la tabella dei parametri personalizzabili, esiste anche un plugin gratuito che si chiama Parameter.io, acceso spento, che mi permette di lavorare con delle tabelle Excel in formato CSV esterne. L'ultime tre che già ci sono e poi dopo spengo, prometto. La licenza didattica è stata ridotta da un anno, come quella per hobbyisti, insegnanti di CNC della classe S fino al diploma, 3 anni per gli studenti. Era ideale. Allora, Andrea, possono richiedere, vanno riattivate ogni anno. Cosa succedeva? Magari uno iniziava il suo ciclo di studi e ci metteva 7 anni a completarlo. Al 7° anno richiedeva un'altra volta i 3 anni di licenza studente e praticamente si trovava 2 anni non essendo studente, utilizzando una licenza studente. Quindi abbiamo fatto delle modifiche su come richiederla, quindi va presentato un attestato di frequenza e comunque si può rinnovare sempre gratuitamente ogni anno, come quella da hobbyista. Le ultime due che ci sono nel Q&A, a chi si rivolge per queste modifiche e abilitazioni? O lo fai da te, se puoi, o ai partner? C'è una lista di partner abilitati, diciamo, raccomandati da Autodesk. Ce ne sono anche un paio in questa chiamata, esatto. Questo webinar. E l'ultima, Inventor Cam e Fusion 360 seguiranno le stesse evoluzioni? Assolutamente no. No. Fusion 360 dal punto di vista del Cam si evolverà, non so, 10-20 volte più velocemente di Inventor Cam. Sì, sta a dirla tutta il fatto che in Inventor Cam non ho la possibilità di ampliare con estensioni. Esatto. Bene, per cui siamo riusciti pure a rispondere a tutte le domande. Tutte le domande, non c'è neanche bisogno di fare la mail, solo 10 minuti di ritardo, ancora 42 persone con noi che nessuno... ce n'era una sulla selezione delle superfici e sulla selezione dei profili, l'ho persa però. Chiederei a chi l'ha scritta di contattarmi, che magari gli faccio vedere come si fa, perché se uno non l'ha mai visto fare, anche io ci ho messo un po' per capire come selezionare profili un po' più complicati. Una volta che uno capisce come la fa, come si fa, è molto semplice. Tra l'altro c'è anche un video tuo, Paolo. Appunto, in italiano pure, forse, se non sbaglio. Sì, sì, anche tradotto in italiano. Non l'ho vista questa domanda, se l'avessi... la selezione profili e superfici in ambiente manifacturing, a mio avviso, leggermente macchinosa. D'accordissimo, Alberto, c'è un video, se vuoi te lo vai a cercare su YouTube. E ultima nota, stiamo comunque sviluppando dei miglioramenti a riguardo per la selezione di 2D e di superfici. Ok? Perfetto, grazie a tutti dell'attenzione, grazie del vostro tempo. Grazie delle domande. Grazie delle domande, tutte domande molto, molto pertinenti e molto calzanti. Io vado a farmi un tuffo qua dietro. Io c'ho il vetro invece. Buon proseguimento, buona giornata. Grazie a tutti, ciao. Grazie, ciao.